Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Supplica a San Paolo VI. Ci rivolgiamo a te, San Paolo VI, nostro amato fratello nella fede, pastore della Chiesa universale e figlio della nostra terra bresciana. Ti presentiamo la nostra supplica in questo momento di pena e dolore. Sii nostro intercessore presso il Padre della Misericordia e invoca per noi la fine di questa prova. Tu che hai sempre guardato al mondo con affetto, tu che hai difeso la vita e ne hai cantato la bellezza, tu che hai provato lo strazio per la morte di persone care, sii a noi vicino con il tuo cuore mite e gentile. Prega per noi. Vieni incontro alla nostra debolezza. Allarga le tue braccia, come spesso facesti quando eri tra noi. Proteggi il popolo di questa terra che tanto ti fu cara. Sostienici nella lotta. Tieni viva la nostra speranza. Presenta al Signore della gloria la nostra umile preghiera, perché possiamo presto tornare ad elevare con gioia il nostro canto e proclamare la lode del nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Preghiamo in particolare perché i responsabili della finanza collaborino con i giovani, con i governi, per regolare la sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli. Preghiamo perché le mamme, in particolare quelle in difficoltà ad accogliere la vita, ispirate dalla Madre del Signore, valorizzino la loro specifica condizione e che l'Eucarestia sia sempre più accolta, celebrata e adorata come dono di grazia, mistero di amore, nucleo incandescente della vita della Chiesa e della sua missione di salvezza a favore del mondo. Cuore di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempi del vostro amore il cuore di ogni sacerdote, che diventi canale di grazia per tutti. Sia lodato Gesù Cristo.
insegnano a lottare forze del male. Tu sei il soccorso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il calendario liturgico della Chiesa bresciana oggi fa memoria delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa Vergini, nate a Lovere, dove hanno fondato l'Istituto di Maria Bambina. Da un lato Bartolomea, che è l'anima di questa nuova istituzione, e poi Vincenza, che con tenacia la portò avanti fino all'approvazione pontificia del 1840, furono spinte anche dal loro padre spirituale, il sacerdote Angelo Bosio. La congregazione, a partire dalla diocesi di Brescia, ha grande diffusione in tutta la Chiesa, anche nel settore delle missioni. Queste due sante che si sono spese per il bene dei più poveri e dei più fragili ci aiutino ad accogliere il dono dello Spirito, uno Spirito che ci spinge verso gli altri fratelli e sorelle a compiere ciò che Dio chiede a ciascuno di noi. Per essere degni di partecipare a questa Eucaristia, invochiamo la misericordia del Padre e riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Noi esaltiamo la tua clemenza, o Dio, e umilmente ti preghiamo di essere sempre sostenuti dalla protezione delle sante Vergini Bartolomea e Vincenza, che ci guidano con l'esempio di un'unica e inscindibile carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo. Fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case.
testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta e che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti, tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto il Signore, Dio della salvezza. Benedetto il Signore, Dio della salvezza. Pioggia abbondante hai rivestito, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, o Dio. Il Signore, Dio della salvezza. Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte. Benedetto il Signore, Dio della salvezza. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un paraclito perché rimanga con voi per sempre. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me
ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo. Essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella cosiddetta preghiera sacerdotale che Gesù rivolge al Padre prima della sua passione e che abbiamo ascoltato nel Vangelo appena proclamato, non si parla, meglio, non viene mai citato esplicitamente lo Spirito. Gesù affida i suoi al Padre, li affida perché ora che restano nel mondo e che sanno comunque tutto ciò che il Signore gli ha annunciato, rimangono, ma non sono da soli. È implicito, ma perché lo sappiamo noi a posteriori, che è lo Spirito ad accompagnarli successivamente. Ed è lo Spirito che accompagna anche oggi noi. Gesù si rende assente, ma perché è reso presente per mezzo del suo Spirito. Una presenza che quindi ci custodisce, ci accompagna lungo il cammino della nostra vita. Ed è una presenza, quella dello Spirito, che accompagna il cammino anche di Paolo, che nella prima lettura che abbiamo ascoltato saluta gli anziani della chiesa di Efeso. A loro c'è un passaggio, annuncia che lui sa, perché è lo Spirito che glielo attesta, che nelle città in cui si recherà lo aspettano catene e tribolazioni. C'è uno Spirito che lo ha accompagnato fin lì, ma che non lo abbandona. Ed è uno Spirito che gli fa scorgere il futuro, non perché ci sia la sfera magica, ma perché lo Spirito consente ai discepoli, a ogni credente, di avere uno sguardo diverso sulla realtà. C'è quel senso, potremmo dire, soprannaturale che ci fa percepire non tanto con chiarezza quello che avviene, ma di percepire alcune dinamiche che il mondo ci offre. È lo Spirito che ci rende profeti, non siamo indovini, ma persone capaci di leggere la realtà con gli occhi di Dio, con lo sguardo di Dio. In questi giorni che ci preparano alla solennità di Pentecoste, chiediamo questo dono dello Spirito, uno Spirito che ci renda davvero profeti del nostro tempo, capaci di leggere certo la realtà, ma anche di annunciarla e testimoniarla ai fratelli e alle sorelle che camminano insieme con noi. Fratelli e sorelle, Gesù desidera ardentemente la gloria del Padre e la nostra unità. Chiediamogli di donarci lo Spirito Santo perché trasformi la nostra vita infondendo in noi il suo amore. Diciamo insieme: manda a noi il tuo Spirito, Signore. Manda a noi il tuo Spirito, Signore. Per la Chiesa di Dio, chiamata a testimoniare Cristo in mezzo alle vicende della storia, perché sorretta dallo Spirito, manda al suo servizio
disinteressato al mondo, preghiamo. Per gli evangelizzatori, perché adempiano il loro compito di annunciare il messaggio dell'amore gratuito di Dio, preghiamo. Manda a noi il tuo Spirito, Signore. Per tutti gli uomini, perché ricevano la vita eterna, cioè consacrano l'unico vero Dio e colui che gli ha mandato, Gesù Cristo, preghiamo. Manda a noi il tuo Spirito, Signore. Perché la nostra comunità abbia la certezza che quando prega la sua voce è una sola con quella di Cristo, preghiamo. Manda a noi il tuo Spirito, Signore. Padre Santo, ascoltaci anche se la nostra fede è fragile. Tu ci hai presi dal mondo per donarci al tuo Figlio, metti sulle nostre labbra la sua preghiera affinché egli sia glorificato in te e noi possiamo glorificarti in lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore oltre nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell'unione fra noi. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo delle sante Bartolomea e Vincenza. E come ti fu gradita la loro testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni. Osanna, Osanna, Osanna.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli defunti, Esther, Giovanni, Ninive, Guido, Bianca, Lucia e anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il Tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come ci è avvenuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. Signore, la mia gioia.
Preghiamo. La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano e sull'esempio delle sante Bartolomea e Vincenza ci aiuti a crescere nel tuo amore per godere in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.